A oggi rimane ancora il 1° giugno, la data di scadenza per l'inizio della restituzione delle tasse nel cratere sismico abruzzese. Allora, noi abbiamo avuto come delegazione del Movimento 5 Stelle un incontro nei giorni scorsi con il commissario, l'onorevole De Micheli, e a quanto pare stanno lavorando su un decreto che dovrebbe avere, recependo anche le nostre proposte, speriamo che la data sia spostata entro fine anno e poi ci sia una rateazione che passa da 2 anni a 6 anni. A 5 anni, scusate, in attesa poi di intervenire con la legge bilancio e andare a fare, diciamo, mutuare insomma dei provvedimenti un po' in linea anche con quello che è stato il sisma dell'Aquila, in maniera tale di uniformare anche il trattamento legislativo. Quindi speriamo che, insomma, che il nuovo governo entri in carica presto, in maniera tale di intervenire poi in autunno con la legge bilancio e sanare questa problematica che riguarda migliaia di cittadini nella nostra provincia. Esatto, sono oltre 5.000 persone sgomberate solo nella città di Teramo che cercano anche, chiedono anche soprattutto di poter rateizzare e iniziare a pagare. Sì, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto l'interpellanza parlamentare, ricordo che non possiamo in questo momento, non abbiamo le commissioni legislative attive perché è solo in questo momento presente la commissione speciale, ma che ha solo i compiti di andare a analizzare e andare a deliberare sui provvedimenti che arrivano dal governo. Sicuramente speriamo che il commissario, ma ormai si tratta ormai di pochi giorni, speriamo che intervenga e poi penso che all'interno del Parlamento ci sia, insomma, una politica condivisa su questo tema, insomma, non ho visto distanze, insomma, su questo tema che un po' riguarda tutti i cittadini, è un tema che deve essere per forza di cose trasversale.